Allora, oggi devo fare il serio. Non possiamo parlare intanto in dialetto, devo cercare di sforzarmi a parlare l'italiano. Perché questo? Perché ci troviamo presso una concessionaria ed esattamente alla centro vacanze qua a Muggia, in provincia di Trieste. Ci hanno invitato per farci conoscere i nuovi modelli che hanno in vendita. Oggi ci soffermiamo su questo mezzo. Già vederlo è bello. È un'Adria. Poi nuovo. Nuovo di pa. È di casa Adria, nota casa costruttrice di camper roulotte slovena, di Novo Mesto se non ricordo male. Fanno prodotti veramente buoni di qualità. Sì. Abbiamo un Ducato, un semitriale su Ducato, 2003, 160 cavalli, giusto? Esatto. Esattamente. È un semitriale, come dicevo, siamo a 7 metri, veramente a 6 metri 99. 99, esatto. E 2 metri 39 di larghezza. Io direi di andare a fare una ripresa esterna. Andare in cabina prima, sederci. Facciamo vedere un po', sì, facciamo vedere un po' fuori. Sì. Dai. Sì, facciamo vedere un po' l'esterno del mezzo. Benvenuti sul nostro canale. Oggi scopriamo Adria Matrix GT Edition 600 SP. Un crossover agile, confortevole e versatile della nota casa costruttrice Adria. Su meccanica Fiat, 2003 di cilindrata, 160 cavalli di potenza, cambio manuale a 6 rapporti, climatizzatore automatico, specchietti elettrici riscaldati, chiusura centralizzata con telecomando e cerchi in lega da 16 pollici. Il mezzo è omologato per 5 persone e ha 6 posti letto. Eccoci qua, ci troviamo nel posto di guida, quello che uso sempre io, e tu sei la passeggera. Certo. Allora, niente di particolare, come tutti i Ducato. Ovviamente devo dire che con questa serie qua il Ducato del 2014-2015 ha fatto veramente passi in avanti per essere come un'automobile, comodo come un'automobile. Io ho trovato già la posizione del sedile, devo dire la verità, comoda, anche la posizione del volante è bella, mi trovo. Quindi devo dire che abbiamo anche una bella visuale, sedili belli comodi. Tu come ti sei trovata come sedile, posizione? No, è bello, poi in pelle, vabbè. In pelle. In pelle, volante e pomello del cambio in pelle. Mm. Abbiamo anche l'aria condizionata, abbiamo. Sì, climatizzatore, quindi. C'è la retrocamera. Però non abbiamo detto ai nostri amici che modello è questo qua. È l'Adria semitriale Ducato, esatto. Tu hai un foglio, esatto. Perché so che questo ha qualcosa di particolare, sì. È un eccezionale, non è so. È un Adria Matrix GT 600 Edition, Special Edition praticamente, sì. 2020, modello 2020. Quindi è molto molto comodo. Vedo che c'hai anche un bracciolo per, esatto, la tua comodità, ed esatto, è veramente fantastico. Quindi questo mezzo qua aspetta solo un proprietario per prendere e partire. Poi il motore Fiat 2003 da 160 cavalli ha una buona spinta e, ci sto facendo un pensierino, amore. Quindi è così. Cambio manuale 6 marce, sì. È dotato anche di retrocamera di serie, sì. Difatti qua davanti schermo. Abbiamo lo schermino della retrocamera, esatto. L'aria condizionata abbiamo detto, l'impianto radio è a parte, si mette a, sì, parte. Io direi adesso di andare a vedere, più che altro la meccanica sappiamo com'è, di andare a vedere dietro la casa. Bello, che molto ben disposta. È molto ben disposta, sì, molto. Ok. Entrando nella cellula dalla porta d'ingresso dotata di oscurante e zanzariera, subito ci troviamo in un ambiente giorno molto luminoso, grazie al grande oblò panoramico, confortevole dinetta ad angolo e divanetto laterale con tavolo regolabile. Al centro troviamo il blocco cucina e di fronte il bagno con doccia separata. In coda vi è il letto matrimoniale. Sopra la dinette c'è il letto basculante elettrico.
Eccoci qua, siamo nel territorio delle donne, la cucina, e guai disturbarli. Adesso chiederemo alla Lucy, amore mio, che ci darà due dritte su come si trova, quanti fuochi ci sono, come si muove. Noi, sapete benissimo, veniamo da un mansardato di concezione ormai vecchia, a differenza di questi, e ovviamente le differenze si notano. E vi diamo un nostro parere. Allora, cucina ad angolo, quindi comoda direi. Io ci sto benissimo. Un bel lavandino. Cucina. Tre fuochi, che la cosa simpatica è che sono disposti dal più grande al più piccolo, quindi comodo anche per poter cucinare con due pentole vicine. Finestra e tantissimi armadietti di stivaggio, cassetti. Qui ce n'è tre, uno piccolo per le posate e due molto più profondi, e altri tre qui. Ah, qui hanno messo il portaposate e uno in basso, eventualmente per le pentole più profondo. Frigo bellissimo, grande, con congelatore o freezer. È freezer, non è congelatore. Abbiamo visto la cucina, fantastica, devo dire la verità, eccezionale. Anche io che non la uso tanto, riuscirei a muovermi bene nel luogo delle donne. Adesso mi trovo in un posto che tutti snobbano, però per me è importante: il bagno alla mattina. Devo dire che lo spazio ce n'è. Come altezza non abbiamo problemi. Adesso entro nella doccia. E come potete vedere, anche la doccia è bella capiente, ci si riesce a muovere molto bene. Cosa da non poco per uno che vive come noi in camper per 365 giorni all'anno, e la doccia è importante. Mi piace perché sapevo che le novità di altri mezzi non usavano più la doccia separata perché veniva considerato spazio perso. Qua c'è ancora. Per me e la Lucy è una cosa veramente giusta. E abbiamo la possibilità anche, scusatemi che mi abbasso un po', di avere un ferro, appoggiarlo qua sopra per appendere gli asciugamani o i panni. Questa è una bella soluzione che noi non ce l'abbiamo e devo dire in realtà è molto apprezzata perché magari tipo oggi avevamo fatto una lavanderia veloce, non ci si era asciugato tutto. Qua abbiamo la possibilità di appendere le cose. Un'altra chicca per guadagnare spazio, vediamo se mi si vede perché abbiamo problemi di luce. Oh, ok, torniamo qua che mi si vede bene. Un'altra chicca che abbiamo in questa toilette è che non si vede il lavandino. Il lavandino è a scomparsa. Schiacciando il tasto viene giù il lavandino, si usa, si fa quello che si deve fare e poi si richiude dentro in modo che si guadagna spazio. Abbiamo un bagno WC chimico a cassetta, sempre della Theofford, e basta. Per quanto riguarda il bagno, direi che ci siamo. Andiamo avanti, andiamo a scoprire i posti per dormire. Bene, Muli, ci troviamo nella camera da letto, una delle due camere da letto. Allora, ci troviamo in coda, sopra il gavone è bello spazioso. Per metterci due biciclette ci stanno dentro, un po' di cose, io che faccio kite e quant'altro, sarei soddisfatto di questo gavone. Il letto dovrebbe essere un 140x220, magari lo scriverò sotto meglio nelle misure perché vado a memoria. Abbiamo un oblò da tetto e una finestra ai piedi. Sinceramente, noi siamo abituati a avere due finestre, una sul lato della testa e di dietro, perché il nostro è fatto così. E un po' mi mancherebbe.
però va bene uguale, dai, non si rischia di prendere la cervicale essendoci l'oblò. Abbiamo il supporto per la televisione, che dicevo prima che non lo trovavo, è qua dietro in camera da letto, dove che si può vedere sia qua che, mettendolo qua in mezzo al corridoio, si riesce a vederlo per tutto il camper. Della dotazione della camera da letto non possiamo parlare dell'armadio. Qua abbiamo l'armadio con la pendiabiti e un ripiano per mettere le cose. Poi ci sono altri armadietti in giro nel camper che vi faccio vedere adesso in questo momento. Li abbiamo qua sotto il basculante da una parte e dall'altra. In più, in camera da letto abbiamo, come potete vedere, anche gli armadietti là dietro. Quindi spazio di stivaggio ce n'è. Non abbiamo una scaletta per salire, abbiamo dei scalini qua sotto già costruiti dove che ci si può camminare sopra e andare dentro. Passiamo agli altri. L'altro letto matrimoniale è il basculante. Eccolo qua. Adesso purtroppo non possiamo farvelo vedere scendere perché è scollegate le batterie. E quindi non riusciamo a farvelo vedere questa cosa qua. Però c'è il basculante che scende giù e non dà fastidio alla porta d'ingresso e tantomeno in cabina. Ovviamente in dinetto non si può stare quando il basculante è giù. Tutta l'illuminazione a LED. Andiamo qua che c'è più luce. Tutta l'illuminazione che abbiamo è a LED. E altro che dire, andiamo avanti. È dotato di gavone con doppia entrata riscaldato a volume variabile, in quanto il letto posteriore si può alzare ed abbassare a piacimento. Ha il serbatoio delle acque grigie riscaldato e protezione esterna a pavimento in poliestere per una totale protezione del fondo del pianale. Ed eccoci qua con finito con questo camper tour. Cosa ti sembra? Bello. Ci potrei vivere, perché è disposto come potrebbe far comodo a noi, insomma, quello sì. Allora, diciamo che persone come noi che vivono 365 giorni l'anno dentro un camper, prima, adesso che siamo stati dentro un'ora a fare le varie riprese, ci siamo mossi bene e devo dire la verità, sì. Andrebbe bene anche per persone che vivono tutto l'anno, figurarsi esatto. Voi che andate in vacanza. Ed è sotto i 7 metri. Ed è sotto i 7 metri, quindi potete anche sorpassare in terza corsia, cosa che noi non possiamo fare. Esatto. Va bene, che dirvi? A questo punto noi vi salutiamo, ringraziamo il titolare, il signor Corrado, e tutto il suo staff di Centro Vacanze per averci ospitato e averci fatto vedere questo e altri mezzi, che vi faremo vedere in un secondo momento. Noi vi salutiamo tutti. E passate a fare una visita qua, non costa niente e magari chissà prendete il mezzo dei vostri sogni. Il mezzo, sì, dei vostri sogni. Noi vi salutiamo. Ciao. Ciao. Questo modello in particolare include il Matrix GT Edition Pack, che comprende vari optional, come ad esempio aria condizionata cabina, piedini di stazionamento, forno duplex con grill ad accensione elettrica, luci diurne a LED, cruise control, porta d'ingresso 600 mm con chiusura centralizzata e moltissimi altri accessori. Per visionare questo e molti altri mezzi, vi invitiamo ad andare a trovare Centro Vacanze da martedì a sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19 a Muggia, in provincia di Trieste, presso strada per i Laghetti 1. Un saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video!